Ok. Bene. Buonasera. Oggi è il 28 maggio e io sono Cristina Vignato e sono qui stasera sul gruppo Focus 3.0 che ringrazio per l'invito. Per questa opportunità di parlare a molti di voi. Stavo vedendo se riesco a vedere un se... Ok, perfetto, grazie Giorgio. Allora, ciao. Ok, comincio a vedere un po' di persone, il che mi fa sentire meno sola qui in queste dirette da casa. Io sono abituata a parlare con la gente di fronte, a guardarla negli occhi e confesso che ogni volta, prima di avviarmi, tipo motore diesel, mi ci vuole un po'. Allora, questa sera... Il tema di questa sera è il potere spirituale. Vi dirò che questo appuntamento è stato deciso molto tempo fa e in questi ultimi mesi, i mesi è come se fossero battiti di ciglia in cui c'è dentro di tutto, per cui sono cambiate tantissime cose da quando ho accettato questa diretta, tant'è vero che sono stata lì anche per dire, ma non so, siccome tutti dicono tante cose, io mi domando sempre, no? Che cosa sia necessario fare. E quando mi ha chiesto l'argomento, io ho sentito che doveva essere il potere spirituale, però come faccio sempre, ho chiesto a chi? Ai registri akashici, in particolare ai registri akashici cosmici. Perché? Perché vi ricordo che esiste un registro nell'universo, che è anche dentro di noi, che raccoglie tutte le informazioni. Poiché stiamo parlando di una dimensione atemporale, nel registro akashico è chiaro che c'è quello che noi chiamiamo presente, quello che noi chiamiamo passato e quello che noi chiamiamo futuro. Però in qualche modo ognuno di noi accede secondo la propria coscienza, quindi ognuno riceve l'informazione perfetta per la propria evoluzione. Non potremmo gestire troppa informazione, conoscere magari un potenziale futuro molto, molto potenziale. Che però fino a che non si manifesta, cioè fino a che non passa dalla fase potenziale a quella materiale, potrebbe sempre cambiare, no? Questo è il motivo per cui grandissimi veggenti non hanno azzeccato le previsioni. Non è che non hanno azzeccato, loro in quel momento vedevano quello, effettivamente c'era quello. Quindi, quando poi io devo chiedere diciamo non per le mie questioni personali, ma per le questioni generali, apro i registri akashici cosmici. E tra poco vi dirò che cosa è uscito da questo. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo unico, eccezionale, ma veramente non l'avremmo potuto immaginare. E man mano che passano i giorni, mi accorgo che è sempre più eccezionale perché da una parte potremmo dire non c'è mai fine al peggio, un proverbio che si usa spesso, però in realtà è veramente una grandissima sfida per imparare a guardare oltre, o meglio, per imparare ad aprire la propria visione. Chi mi ha seguito l'altra volta si parlava del chakra della corona, no? Questo chakra che ci permette la ricezione e la trasmissione dell'informazione. E
Naturalmente noi siamo tutti dei canali ricettori trasmissori e abbiamo due tipi di visione, la visione fisica che è limitatissima e la visione interiore che invece si amplia sempre di più. E perché dico questo? Perché in questo periodo io credo che sia anche per noi un grandissimo stimolo per attivare la nostra visione interiore, che è una visione a tutto tondo, che non si ferma davanti al primo aspetto delle cose, ma ci porta a vedere anche l'opposto, ad ogni cosa come se la dovessimo vedere tutta intera. E questo è un ottimo modo per approcciarci alle cose senza partire prevenuti, no? Senza partire con una opinione, questa non cambia, la porto avanti fino alla morte, ma ci apre a vedere che cosa si cela dietro a un evento, magari qualcosa che noi veramente non avremmo mai potuto immaginare. E quindi per questo dico che questo è un periodo davvero eccezionale, perché ci porta anche a risvegliarci. O appunto ad ampliare ancora di più la nostra visione, ci porta sempre di più, porta alcuni di noi sempre di più a farci delle domande, a iniziare attivare il nostro discernimento di cui i maestri parlano anche nel messaggio che mi hanno dato appunto da trasmettere questa sera, che più tardi leggerò. Dico ad alcuni perché, come sempre nella dualità, c'è una cosa al suo posto. Mentre molti si risvegliano, molti cominciano ad interessarsi ai temi spirituali, alle cose, diciamo, viste e osservate da un punto di vista diverso da quello che di solito usano, e quindi questo, no, è una buona cosa. Molti altri, invece, sono congelati nella paura, sono rimasti travolti da questa onda di terrore che viene costantemente alimentata dai nostri mezzi di informazione. E quindi non c'è un giusto e uno sbagliato dalla visione spirituale, no? Ci sono entrambe le cose. E qui veramente è una questione di equilibrio. O di centratura, come volete chiamarlo. Cioè, poco tempo fa, insomma, ho condiviso questa riflessione proprio perché mi è arrivata molto chiara questa visione. Cioè, noi da anni sentiamo parlare, cioè, poi prima avevano detto, vi ricordate, nel 2000, quando si passa nel millennio, poi hanno detto 2012, insomma, c'era sempre una data in cui sarebbe successa qualcosa di incredibile che avrebbe stravolto le nostre vite e ci avrebbe reso tutti quanti molto più saggi, insomma, per non dire illuminati, per non dire ascesi ad una nuova dimensione. Ebbene, e questo è quello che sta accadendo. Non sembrerebbe proprio, no? Perché non so la vostra vita, ma almeno la mia è stata completamente stravolta da questo lockdown. E quindi, insomma, io come tante persone stiamo passando attraverso un processo veramente di morte e rinascita. Per cui ho avuto questa intuizione, dicevo, per cui ho visto veramente come il momento di transizione, la fine del ciclo è adesso, cioè sta accadendo e contemporaneamente siamo nel nuovo ciclo. È come se le due dimensioni in questo momento si stessero sovrapponendo. La terza dimensione, che è quella che conosciamo bene e che ormai diciamo che tutto quello che aveva da insegnarci ce l'ha insegnato. E la dimensione, la quinta o la dimensione superiore, che è quella in cui noi non abbiamo neanche più bisogno del processo del pensiero. È quello in cui siamo così connessi al cuore e al cuore personale, al cuore cosmico, che non abbiamo quasi neanche bisogno
di parlare, ma perché abbiamo l'intuizione al posto del pensiero e passiamo direttamente dall'intuizione all'azione. Questo che vi dico sono cose che io ho ricevuto e visto durante le mie letture personali dei registri akashici e dei registri akashici cosmici. Perciò quello che sta accadendo è che noi come se fossimo con un piede di qua e un piede di là. Allora, se c'è veramente la densità, se veramente c'è il pesante, il difficile, il brutto, l'assurdo, la costrizione, la limitazione, la censura, tutto il peggio che possiamo immaginare, dall'altra c'è sempre più persone che si aprono alla visione spirituale delle cose, della vita, che è l'unica visione possibile perché tutta la vita è spirituale, no? Se no non è vita, noi siamo spiriti in un corpo. Quindi, scusate che stavo... ah, ecco, cerco di guardare anche le chat, se magari qualcuno chiede qualcosa, ma magari lascio uno spazio dopo. Quindi dicevo... È un periodo in cui noi stiamo transitando, che è un periodo di movimento. Allora, dobbiamo abituarci a sviluppare questa visione. Cioè, quando per esempio ci prendono i 5 minuti perché vogliamo fare una cosa, non la possiamo fare, perché dobbiamo metterci questa mascherina, perché dobbiamo farla per tanti motivi, insomma, in questo periodo, no? È facile. Cerchiamo di ricordarci che in realtà noi siamo già dall'altra parte e cerchiamo di guardarci dall'altra parte, come se fossimo dall'alto e guardiamo noi che siamo questa formichina che sta lì a arrabbiarsi. Questo piccolo esercizio, questo gioco è veramente utile perché in quella dimensione lì, dove noi tutti andremo e già siamo, in quella dimensione lì c'è una sorta di gioia infinita, profonda, che non muta indipendentemente da tutto. Allora, dicevo prima che è una questione di equilibrio perché dobbiamo riuscire a stare qui e lì. Del resto, chi è che si è incarnato in questo periodo? Chi è che è ancora nel corpo in questo periodo? Siamo noi che siamo anime, che ne abbiamo viste di tutti i colori, siamo anime esperte, siamo anime che hanno passato veramente tante vite e quindi vuol dire che ci siamo preparati e ce la possiamo fare e anche molto bene. Lo abbiamo proprio scelto. Non solo abbiamo scelto di venire in questo periodo particolare, ma siamo anche venuti per sostenere il cambiamento, per sostenere il passaggio. Cosa vuol dire sostenere il passaggio? Vuol dire quello che si sente molto dire, mantenere alta la vibrazione. Cosa vuol dire mantenere alta la vibrazione? Significa appunto stare il più possibile nel cuore, stare il più possibile nella calma, stare il più possibile nella gioia. In questo periodo io continuo sempre a pensare a Nelson Mandela e come lui, forse altri. Penso a Nelson Mandela che è rimasto 30 anni in un carcere e quando è uscito non era un uomo distrutto o non gli è venuto il cancro, o era un uomo che è diventato presidente della sua nazione, la nazione che lo aveva rinchiuso. E mi immagino come deve essere stato, come... Che cosa possa aver mantenuto vivo, forte, vitale Nelson Mandela in una situazione del genere? Sicuramente questo. C'è chi la chiama fede, io preferisco non chiamarla fede perché purtroppo diamo sempre, associamo spesso la fede alla religione, no? Invece sono due cose distinte. La fede significa proprio la fiducia in se stessi, nel senso nella nostra parte divina o spirituale. E quindi lo stare con questa parte, quindi
attingere a questa parte, quindi coltivare questa parte, oppure io lo chiamo anche cuore, per me sono sinonimi. Io credo che appunto lui, come tanti altri, si nutrisse ogni giorno del contatto col suo cuore, perché da quella dimensione noi possiamo uscire da qualsiasi prigione, veramente, ed è reale, non è qualcosa che dici, ah vabbè, ti fai i viaggi, quindi stai sfuggendo alla realtà che è questa, tu sei una prigione. No, questo è un aspetto limitato della faccenda. È stando lì, è stando che può avvenire in meditazione, come pure nella contemplazione, come pure nella pedalata in bicicletta. Ognuno, no? Poi trova il suo modo per sentire il cuore, per sentire quella scintilla, quella gioia, che è veramente intoccabile. È veramente intoccabile ed è anche universale, cioè ci accomuna a tutti. Quindi noi lì non possiamo sentirci soli. E io credo che in questo periodo sia necessario perché noi, appunto, come dicevo prima, abbiamo scelto di tornare per sostenere questo cambio. Guardate, gli esseri di luce ci stanno aiutando moltissimo, ma tantissimo, ci aiutano sempre, ma in questo periodo. In questo periodo particolare, veramente sono in piene forze. Quindi, non stiamo transitando da soli. Però noi esseri umani che abbiamo scelto di incarnarci in questo periodo, dobbiamo collaborare, lo abbiamo scelto. E quindi dobbiamo, tra virgolette, fare il lavoro anche per chi invece, appunto, sta congelato nella paura. Dobbiamo raggiungere la massa critica? Non lo so. Non sono brava con i numeri. So che dobbiamo, insomma, possiamo scegliere di seguire il nostro sentire, il nostro cuore e basta. Facendo questo, rimanendo quindi centrati, rimanendo in equilibrio, noi aiutiamo anche gli altri, quelli che in equilibrio non lo sono. Purtroppo in questo periodo non lo dicono alla televisione, ma moltissime persone stanno perdendo questo equilibrio. Moltissime persone stanno entrando in depressione e ci sono i casi di suicidio in aumento. Quindi, ripeto, non lo dicono alla televisione, ma ovviamente non tutti resistono a queste costrizioni in maniera uguale. E quindi è veramente, veramente fondamentale per noi mantenerci uniti nel cuore, mantenere questa vibrazione alta. Ok, allora qualcuno mi chiedeva prima se nei registri akashici ci sono la mente di Dio. Beh, se pensi che Dio abbia una mente. Puoi anche definirli così. Io preferisco definirli la memoria dell'universo, perché nella memoria dell'universo è chiaro che nella mia concezione di Dio, che è amore incondizionato allo stato puro, è compresa anche l'Akasha, perché è compreso tutto l'universo. Perciò puoi dare la definizione che ti piace di più in questo senso, libro della vita, questa enorme libreria che contiene il tutto, la memoria di Dio aveva chiesto, scusate. Appunto, io credo che Dio vada oltre, no? Una memoria, sia anche questo, non solo questo. Ok, bene. Allora, come se possiamo essere utili agli altri in questo momento, appunto, ho appena finito di dirlo, comunque lo ripeto, nel caso chi si fosse aggiunto adesso, noi quello che possiamo fare è coltivare la nostra pace, che non è egoismo,
Non significa farsi gli affari propri e fregarsene del prossimo. No, significa quello appunto che spiegavo poco fa, cioè rimanere in contatto con il proprio sentire, ricevere le informazioni, fare una cernita di quali informazioni ricevere e quali informazioni non ricevere. Perché è importante sapere le cose del mondo, ma fino a un certo punto, nel senso che la ripetizione ossessiva di notizie terrificanti che magari poi dopo vengono pure smentite, certamente non ci serve. Ci serve invece ritrovare in questo periodo proprio gli amici con cui possiamo condividere questo tipo di argomenti, quindi le serate tipo questa, e adesso ce ne sono veramente tante. Adesso possiamo anche muoverci, quindi andare a trovare veramente le persone care, in modo da scaldarci il cuore e condividere il bello, perché la bellezza è una qualità di Dio e noi, vi ricordo, siamo Dio. Siamo anche altro, però siamo fatti di questa stessa sostanza. E quindi, se non lo possiamo fare fisicamente, comunque lo possiamo fare al telefono. Coltivare i rapporti umani, credo che questo periodo ci abbia insegnato anche questo moltissimo, che alla fine quello che conta, sono le risate con gli amici, sono quando stavi così male che hai dovuto chiamare qualcuno e ti ha ascoltato. Veramente sono i momenti che diamo per scontati, no? Che ci sono stati improvvisamente tolti per via di questa fandonia universale. E adesso però abbiamo avuto l'opportunità di capire quanto sono preziosi, quanto dobbiamo veramente buttare via tutti questi telefonini e sti messaggi, e prendere la bicicletta e andare a trovare le persone, no? Adesso che lo possiamo fare, quanto non sia importante la quantità, no, di cose che faccio, ma la qualità delle cose che faccio, la qualità delle persone, che frequento, che conosco. Il periodo più bello, dice. I pianeti e la luna sono che influenza possono avere sui nostri corpi astrali in questo momento energetico? Grazie. Allora, io premetto che non so, cioè sono negata nell'astrologia. Cosa vuol dire negata? Che mi avranno fatto il tema natale non so quante volte, non mi resta impresso. Leggo sempre le cose, ma non me le ricordo di astrologia. Però, questa sera io tra poco voglio leggere il messaggio che ho ricevuto su questo preciso momento. E sicuramente c'è, noi non si, cioè siamo connessi al tutto, no? Perciò è chiaro che noi siamo influenzati anche dai movimenti cosmici, come potremmo non esserlo? Quindi dalla Luna non è una cosa così per dire il fatto che quando c'è luna piena ci sia un certo nervosismo. Io ho un'amica che lavora come infermiera in ospedale e mi racconta che puntualmente le fa le notti e quando è luna piena non sta ferma un secondo perché tutti i malati chiamano in continuazione. Quindi in questo periodo e in tutti i periodi noi siamo influenzati dai pianeti, così come siamo influenzati dai campi elettromagnetici naturali e non. Da quelli naturali, diciamo, in qualche modo, magari se sappiamo dove sono, possiamo correggerli, ma quelli artificiali, se sono ormai sparsi ovunque, è un pochino più difficile, no? Quindi, ok, come avverrà questo passaggio da persone che non riconoscono la spiritualità? La mia famiglia non crede a questo, io sono, sì, so chi sei, una tua allieva. Ok, bene, sì. Anna Paola chiede appunto come accompagnare le persone che non credono, che pensano che siano tutte fandonie. Allora, innanzitutto dobbiamo
capire che certi discorsi devono essere fatti con una particolare delicatezza e accortezza, perché certe persone, particolarmente chiuse, particolarmente spaventate in realtà, reagiscono a questi discorsi e si chiudono ancora di più, oppure ci attaccano in maniera aggressiva. E perciò noi magari poi ci sentiamo feriti o risentiti, quindi insomma alla fine un disastro. Quindi l'approccio migliore è sempre partire dicendo: sai, io sento questo per me, così come per dire il mio punto di vista non è l'assoluto, che poi è anche vero, no? È il mio punto di vista e pensare in questo modo a me fa star bene per questo motivo. Però al di là delle parole da scegliere che sono importanti, il tono di voce da usare che è importante, la cosa importante è appunto rimanere nella calma, rimanere nell'amore, sviluppare la compassione, che non è la pietà. La compassione per chi certi discorsi non li può capire e magari non li vuole neanche sentire. Allora domandiamoci sempre: che cosa io ottengo dicendo questo, proponendo questo? E domandiamoci prima che tipo di risposta potrei avere, e allora in base a questo magari scelgo di dire o non dire. È sempre molto importante, perché tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi emettiamo, resta nella cascia, non è che va perduto. E come ben sapete, no? Esiste la legge di causa ed effetto, perciò ogni causa, ogni cosa che noi diciamo produce un effetto, non è che va persa. E quindi chi mi chiede informazioni sui miei incontri, sui miei seminari, così, io vi invito ad andare sul mio sito cristinavignato.com, dove io aggiorno sempre tutto, date, cose così. Quindi lì trovate tutto questo tipo di informazioni e poi mi potete contattare. Allora, quindi dicevo, quando noi ci liberiamo dall'idea di dover convincere qualcuno, noi stiamo aiutando questa persona. E soprattutto non stiamo dando da mangiare al nostro ego. L'ego spirituale, perché c'è anche quello, l'ego che vuol far vedere che lui sa, l'ego che dice quello che penso io è meglio di quello che pensi tu. Ecco, quindi avere una famiglia che non crede o che non vuole sentire questo discorso è un'occasione, questi discorsi sono un'occasione d'oro per fare pratica e non cedere alla tentazione di voler avere ragione. Vi ricordate cosa ho detto poco fa? La visione che si amplia, la visione che non è più quella fisica che vede, no? Due cose, abbiamo due occhi, quindi, ma la visione olistica, la visione più grande è questa, cioè il mio punto di vista che io considero vero per me è vero, ma non significa che sia migliore o l'unico di quello dell'altro, perché nell'assoluto c'è tutto il contrario di tutto, quindi c'è spazio per tutto. Allora dice: beh, ma allora io cosa devo credere? Tu devi credere solo a quello che senti nel cuore, cioè quello che a te risuona. Quella è la tua verità e quello è la verità che creerà la tua vita. Quindi fai bene attenzione a quello che senti e fai bene attenzione a quello che crei, perché questo poi, a quello che credi, perché sinonimi, perché quello che credi poi crei. E in questo periodo è veramente importante operare il discernimento. Ce lo ripetono sempre, ce lo ripetono anche nel messaggio di stasera, proprio perché siamo più che mai sottoposti a
bombardamento di informazioni, la gente che ti tira da una parte, gente che ti tira dall'altra, decisioni che dobbiamo prendere in continuazione, tutte insieme. È un periodo intenso. È così. Magari a noi sarebbe piaciuto che fosse questo passaggio diverso, magari più facile, magari insomma senza isolamento, ma evidentemente questo era quello che in questo momento andava bene per noi o che comunque abbiamo co-creato, no? E perché lo sappiamo che noi creiamo la realtà e quando siamo in tanti la realtà è condivisa. Però in questo periodo ho anche pensato questo, no? Penso sempre alle leggi universali, come sotto, così è sopra. Allora mi domandavo, beh, è come dentro, così è fuori. Allora voglio dire, anche voi lassù dovete essere un pochino agitati in questo periodo, perché se siamo, no? Lo specchio. Sì, ma non agitati con l'agitazione, ma c'è un grande schieramento, come dicevo, di luce, perché c'è un grande schieramento d'ombra. Beh, questo insomma non c'è bisogno che ve lo spieghi, no? Lo vediamo sulla Terra e non solo sulla Terra. Quindi c'è un gran movimento cosmico, sì. Ok, guardo un attimo le domande. Come si fa con gli psichiatri che ti fanno pensare? Questa non l'ho capita, scusa la domanda. Cosa penso dei maestri dell'egregore e con chi crearle? Ok, le egregore sono delle forme, forme pensiero e forme emozioni. A volte sono insieme, anzi spesso sono insieme. Appunto, il messaggio che vi leggerò tra poco parla dell'egregora della paura. In questo momento il pianeta Terra è avvolto da questa egregora, molto densa, molto pesante. Come si alimenta questa egregora? Ovviamente si alimenta di paura, si alimenta di pensieri negativi, di pensieri soprattutto distruttivi. Però la buona notizia è che ci stanno aiutando e non voglio anticiparvi perché l'immagine e le parole che ho ricevuto ovviamente non sono le mie, ma sono quelle dei maestri di luce, sono così belle che io andrei a leggere. Ah, adesso questa persona ha spiegato gli psichiatri che creano pensieri, sensi di colpa. Allora, non ho capito bene questa domanda, ma io non credo che nessuno al di fuori di te abbia potere di creare dentro di te. Quindi, per quanto riguarda il senso di colpa, io lo sento sempre dire nelle letture, i maestri non capiscono perché lo chiamiamo senso di colpa, dato che non ha nessun senso. Per loro esiste, la rettifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti accorgi di aver fatto qualcosa, non lo chiamano neanche errori, qualcosa che va contro l'amore, no? Che qualcosa verso il disamore, perché ci sono solo due possibilità. O andare verso l'amore o andare verso il disamore. Questo disamore può essere anche nei confronti di te stesso, anzi molto spesso è così, oppure può essere nei confronti degli altri. Quindi, quando ti accorgi di aver fatto un atto, un pensiero, una parola di disamore, tu quello che puoi fare è rettificare, cioè dire, ok, ho visto questa cosa, adesso faccio altro, rimedio. Ma rimanere lì, ah, oddio, che cosa ho fatto? È perché questo logorio, no? Non ha nessun senso e questo è il senso di colpa. È qualcosa che crea l'ego, non è dello spirito. Quindi sapete che il primo processo per trasformare qualcosa è vederlo. Lo vedo, lo fermo, o come dicono i maestri, lo soffio via. E adesso vorrei andare, se abbiamo tempo, sì, vorrei andare, è un po' lunghino questo messaggio, però
Ve lo vorrei leggere. Avevo anche pensato di far partire l'audio della mia canalizzazione, però non vorrei avere problemi tecnici. E quindi ho chiesto, come dicevo all'inizio, ma io che cosa posso dire? Perché voglio dire, cosa posso dire alla diretta Facebook del 28 maggio? Non ne avevo idea, sapevo solo che il titolo mi era arrivato, doveva essere il potere spirituale. Però non avevo idea. Allora ho fatto questa domanda e adesso vi leggo la risposta. Questa è una lettura dei registri akashici cosmici di ieri, del 27 maggio 2020. Allora, qual è il messaggio che devo dare su Facebook? Un messaggio di incoraggiamento, perché ciò che state vivendo è soltanto una fase. Una fase del processo di aggiustamento cosmico che sta avvenendo. Non preoccupatevi per le cose che stanno accadendo, perché così come sono accadute, spariranno. Non mettete troppa attenzione al potere istituito che vi vieta le libertà, perché come le vieta, così le renderà. E questa per me è una bellissima notizia. Poi continua. Quello che voi non sapete è che c'è un disegno cosmico dietro a questo, che avviene ciclicamente e nell'ordine perfetto del divino. Riallineamento di pianeti, eclissi, particolari movimenti cosmici, non solo del pianeta Terra, ma di tutto il cosmo, di tutto l'universo. Ciò avviene ciclicamente. Audio basso? Potresti alzare l'audio? Mi metto più vicina. Allora, e parlo più forte. Ripeto, quello che voi non sapete è che c'è un disegno cosmico dietro a questo, che avviene ciclicamente e nell'ordine perfetto del divino. Riallineamento di pianeti, eclissi. Particolari movimenti cosmici, non solo del pianeta Terra, ma di tutto il cosmo, di tutto l'universo. Ciclicamente ciò avviene. Noi siamo impegnati affinché questo processo sia meno doloroso possibile per tutti gli esseri senzienti. Stiamo davvero vegliando e lavorando per voi costantemente. Lo facciamo sempre, ma in questo momento i nostri aiuti sono ancora più tangibili. Li potete vedere nelle piccole sorprese e miracoli quotidiani. Cerchiamo in tutti i modi di combattere l'egregora di paura che congela l'essere umano e gli impedisce di usare il proprio potere spirituale di trasformare le cose. Credete in questo? Così come credete in tutto quello che vi viene detto, apprendete invece a credere a queste parole che giungono da una dimensione spirituale ove tutto è scritto, tutto è concertato. Non potete cercare di capire il processo mentre lo state vivendo, perché le vostre menti e le vostre coscienze sono limitate per il fatto di essere umani oltre che spiriti. Ma va bene così. Non è il comprendere ora, è il rispondere alla situazione che fa la differenza, poiché un passaggio è un passaggio e a volte il passaggio è stretto. Allora quello che vi incoraggiamo a fare è non concentrarsi sulla strettezza del passaggio, ma sul fatto che siete in un passaggio. Quando diciamo di stare nel cuore, intendiamo dire di non perdervi dentro i meandri della vostra mente, che crea ansia e paura, preoccupazione, ma di essere contenti che finalmente il traguardo a cui avete partecipato e che tanto avete agognato sta arrivando. Un passaggio dimensionale cosmico come questo avviene ogni migliaia e migliaia di anni. Umani, anche se il tempo non esiste come lo contate voi, lo
ma questo è per farvi capire l'eccezionalità del momento. Lasciate perdere i racconti che vi sono stati fatti, le immagini mentali che avete di questo passaggio, di come doveva essere e di come non è. Non è questo il punto. Concentratevi sul fatto che state passando, state transitando. Non dovete preoccuparvi del vostro vivere quotidiano, poiché esso è sostenuto. Non possiamo spiegarvi in che modo, poiché è un movimento molto ampio questo e per certi versi complesso. L'aiuto che state ricevendo è a più livelli, arriva da più parti. È vero, c'è un avanzare di una forza oscura, ma questo fa parte dei processi di trasformazione. Quando l'ombra avanza, è perché la luce arriva più forte e trasporta oltre la dualità tutto ciò che è pronto per essere trasportato. Allora la domanda è: siete pronti? Dovete illuminare la vostra paura, dovete accoglierla, dovete usare il coraggio. Il vostro potere spirituale risiede nel coraggio. Usate questa qualità del cuore. Non potete continuare a non fare le cose per paura, poiché la paura ne genera altra e poi altra e poi altra. C'è già moltissima paura. È un'egregora enorme che avvolge tutto il pianeta Terra. Quello che noi facciamo è soffiarla via con l'amore ed è quello che vi invitiamo a fare, a soffiarla via dalla vostra mente, a soffiare via la paura con l'amore. Ogni volta che un pensiero di paura vi assale, soffiateci sopra con amore ed è così che contribuirete a questo passaggio. Noi abbiamo molta fiducia in voi perché sappiamo di che pasta siete fatti, siete luce e alla luce tornerete, state già tornando, state tornando ancora incarnati, state tornando nella luce. E che il passaggio, lo ripetiamo, può essere angusto, ma il movimento è certo. E anche la velocità con cui avviene, poiché anche se questo vi sembra un processo lento, poiché è difficile e implica parecchie sfide, in realtà sta procedendo tutto alla velocità stabilita, quella che potete sopportare in quanto umani. Non credete a tutte le minacce che vi vengono fatte, poiché spesso chi sta per cadere fa la voce grossa. Non credete a tutte le cose terribili che potrebbero accadere, poiché, ripetiamo, quando la minaccia si fa più grande è perché chi minaccia trema. Moltissimi di voi si sono risvegliati grazie a questa situazione di prigionia e controllo. Moltissimi di voi hanno cominciato a pensare con la propria testa, o meglio, a sentire che qualcosa non era come veniva presentato. E questo sentire è l'intelligenza del cuore. Questo sentire è ciò che vi porta fuori dalla dualità e vi apre verso lo spazio della luce e dell'amore, dove la dualità è assorbita dalla luce. Questo è ciò che puoi dire ai tuoi amici, affinché abbiano dentro di loro il seme dell'informazione di luce, che germogli e produca i suoi frutti, poiché questo tipo di informazione è quella che può contrastare l'altra informazione di paura, che quotidianamente viene seminata nella coscienza collettiva. Amore è sempre amore, non vi è altro, a costo di ripeterlo all'infinito, e non vi è altro modo per uscire da questa situazione. La rabbia è legittima, non giudicate la vostra rabbia, poiché la rabbia è anche un'emozione che può essere utile al risveglio. Non bisogna dire sempre di sì quando è no. Bisogna saper dire di no, mettere un confine. Anche il maestro Yeshua lo faceva. No può essere anche detto con amore, ma se c'è un po' di rabbia, non condannatela. È un'energia, significa mi sto spostando perché questa situazione non mi va. Va bene, accogliete,
Non è facendo i finti felici che evolvete, ma riconoscendo cosa si muove in voi, accogliendolo. Sì, così vi muovete e transitate da uno stato all'altro. Che cosa dovete fare, chiedete? Mantenere il discernimento, che proviene solo dal sentire, dall'intelligenza del cuore, mantenendo di fronte a tutto il bombardamento di notizie che vi arriva. E mantenerlo, scusate, di fronte a tutto il bombardamento di notizie che vi arriva quotidianamente. Il discernimento. Non tutto proviene da una fonte luminosa, non tutto proviene con un intento d'aiuto. Discernimento, questo è il libero arbitrio. Discernere, cioè saper distinguere fidandosi solo di se stessi, dando così potere al proprio divino, il proprio divino che è dentro di voi, che tutti possedete. Fidandovi di voi stessi, e cioè della vostra parte divina, del vostro cuore, lì ritrovate una fiducia comune, il cuore di tutti, il cuore dell'universo. E da lì potete creare un universo diverso. Perdonate il gioco di parole. Ciao Enrico, ben arrivato. Il messaggio finisce con una battuta, i maestri sono sempre molto leggeri e divertenti, nonostante questo messaggio sia veramente forte ed importante. Qualcuno mi chiedeva prima se sono riuscita a leggere le persone, cosa dire alle persone che hanno perso i propri cari in questa epidemia. È sempre un argomento molto delicato, no? Ovviamente non, dipende da chi sono queste persone. Come dicevo prima, dobbiamo imparare a misurare le parole perché il nostro scopo, se il nostro scopo è dare conforto, è importante trovare il modo per darlo questo conforto. Quindi, se una persona non crede alla reincarnazione, certamente non diremo: ma guarda che ha fatto una scelta per cui evidentemente no, quello che doveva apprendere l'ha appreso, tornerà in un'altra. Insomma, non possiamo. Quindi, io invito sempre a entrare in contatto con il cuore, a misurare le parole, a fare proprio dei respiri profondi in modo da dire le cose che ritenete possano aiutare. Dobbiamo veramente imparare a sintonizzarci sull'altro, e a parlare la sua lingua se vogliamo arrivare a lui. E del resto è quello che fanno tutti i grandi maestri fanno, no? Hanno sempre fatto, usano esempi, usano vabbè, le parabole di Gesù, usano metafore, cercano in tutti i modi e anche i maestri ascesi, quando i maestri custodi dei registri akashici, quando trasmettono un messaggio, spesso fanno degli esempi, usano delle immagini proprio per aiutarci, perché l'informazione poi arriva, come dire, da un'altra dimensione, più espansa, per cui deve essere comprensibile, no? E ridotta per noi. È bruttissimo morire abbandonati senza una mano vicina. Sono pienamente d'accordo con te. Se ero io a capo del governo, non lo avrei permesso. Che cosa dire? Ripeto, io personalmente credo che queste anime in qualche modo sapessero, avessero fatto una scelta, no? Certo non lo puoi dire a chi resta, che magari sta soffrendo, se non è aperto a questo tipo di discorsi. So, mi ha colpito. Se n'è andata non per un'altra faccenda, non per il virus, però in questo periodo se n'è andata la madre di un mio carissimo amico
E lui mi raccontava che la madre non sopportava i funerali, non era andata nemmeno al funerale della figlia che aveva perso, perché era una cosa che non la poteva reggere. E guarda caso ha scelto di morire in questo periodo in cui anche se muori di influenza o di qualche altra cosa, no, non potevi essere vicino ai tuoi cari. Quindi io veramente credo che noi quando prima di incarnarci siamo in uno stato di comprensione tale da poter affrontare la vita che scegliamo di affrontare. Però, ripeto, io credo che ognuno debba ascoltare il proprio cuore e sentire cosa può dire a queste persone, insomma, secondo anche di quello che possono accettare. Cerchiamo sempre di creare armonia con quello che diciamo. Ripeto, non è importante la nostra opinione. Se dobbiamo aiutare qualcuno, è importante che ci riusciamo. E questo è insomma, quello che posso dire. Vediamo se mi sono persa. Ok. Audio basso, vabbè, ho cercato di avvicinarmi, spero che mi abbiate sentito. Due parole per gli 8 minuti che ci restano rispetto alla morte, no? Ragazzi, la morte c'è, ok? È un passaggio anche quello. Questo periodo ci ha portato a pensare forse di più alla morte, ad avvicinarci alla morte, ma le persone muoiono tutti gli anni. Tantissime, migliaia, molte di più di quelle che ci hanno fatto vedere per questo problema. È che noi no, non lo sappiamo perché la TV non ci ripete i numeri ogni giorno, ma gli anziani muoiono e anche i non anziani. La prima causa di morte sono i problemi di cuore che prendono anche i giovani. Quindi è chiaro che in questo periodo, ripeto, è stata amplificata volutamente questa notizia, però la morte non è una cosa orrenda, dobbiamo prepararci a questo passaggio perché toccherà a tutti e quindi cogliamo questa occasione proprio per riflettere sul fatto che cerchiamo di vivere ogni momento nella gratitudine perché siamo eterni come anima, ma il nostro corpo ancora non è sufficientemente evoluto in realtà lo è, però ce lo siamo dimenticato, per durare 900.000 anni e comunque anche dopo 1.000 anni finisce. Quindi affrontiamo questa cosa, affrontiamo le nostre morti quotidiane, cominciamo col morire alle cattive abitudini, per esempio, di non volerci bene, di giudicarci, di trattarci male, di giudicare, di prendercela con gli altri, di dare la colpa al virus, al governo, a Bill Gates, ai vaccini, per tutte le nostre rabbie, no? Cioè, cominciamo veramente a prepararci per questo passaggio, perché se stiamo un po' già nell'altra dimensione, ricordiamoci che comunque l'involucro fisico lo dobbiamo lasciare. Ci siamo molto affezionati, bene, prendiamocene cura, no? Una cosa che è mancata assolutamente nei media ufficiali e che è stata la prima cosa che io ho pensato, comunque le persone un po' consapevoli già lo fanno, è quando non ci parlano di prevenzione, continuano a fare pubblicità di prodotti dannosi, ovunque c'è zucchero a go-go, c'è solo pubblicità di cioccolata. Io sono anche una gran golosa, però dico, c'è solo pubblicità di quella roba lì, no? Cioè, nessuno ha parlato dell'importanza di coltivare la nostra salute. Cioè, la salute psichica è chiaro che influenza il fisico, però anche il fisico non è che lo dobbiamo dare per scontato, è tutto un prendersi cura, ma prima, ma per qualsiasi cosa.
cioè per mantenerci in salute sempre, no? Fare movimento, non stare tutto il giorno seduti, leggere cose che nutrono la nostra anima, cioè alimentarci di musica bella che risuoni a una frequenza alta, tutto questo fa parte dello stare in salute. Posso condividere il messaggio che vi hanno donato? Certamente, io probabilmente questo lo metterò anche sul mio sito, cristinavignato.com, lo pubblico lì, quindi posso in questi giorni. E quindi niente, appunto, manteniamoci in salute. Adesso pare che hanno scoperto la vitamina C, no? Cioè, voglio dire, da sempre, almeno io assumo vitamina C tutti i giorni, è una gran dose. Ho la vitamina D che si attiva col sole, no? Da tutte le culture il sole è vita, cioè, mi sembrano delle cose basiche che però evidentemente, con tutta l'altra controinformazione che è stata fatta, sono state lasciate perdere. Quindi abbiamo pensato, ok, sto leggendo bene, sì. Quindi abituiamoci a pensare appunto anche alla morte, invece di temerla, invece di perché la morte è qualcosa vista dal di qua, no? Ma vista dal di là non è una morte, è una vita, perché noi poi, cioè in realtà non siamo mai nati e mai morti, no? Facciamo un transito, in un corpo, in una mente, e poi ci spostiamo in altre dimensioni, ritorniamo nella non forma e poi decidiamo il da farsi. Quindi, questo è bene che si parli invece di morte, no? Non se ne parla abbastanza, è ancora un tabù enorme ed è bene che ai bambini si parli della morte come qualcosa che fa parte della vita, prima o poi si muore. Quindi veramente questa è un'occasione anche per sfatare questa paura, questo tabù della morte. Molti di noi non sanno farla, puntata con meditazione. Ok, provvederemo. Quindi dicevo, tutte le culture più avanzate del passato e anche del presente, venerano la morte, si preparano alla morte, fanno delle cerimonie per invocare questo momento, no? Proprio per prepararci, per arrivare al momento in cui noi sappiamo che sta accadendo e quello che succede e non ci spaventiamo. C'è tutta una cultura buddista con il bardo che prepara passo passo, no? Quindi questo un pochino. Bene, allora il nostro tempo sta per scadere. E io vi ringrazio, quelli che sono rimasti fino adesso ad ascoltarmi. Spero che siate riusciti a sentirmi nonostante l'audio basso. E per qualsiasi cosa, ripeto, fate riferimento al mio sito, dove c'è anche un tasto contatti in cui si apre la mia mail, quindi potete scrivermi. Per chi me lo chiede, sì, io sto facendo le letture a distanza, come ho sempre fatto. Perché le letture dei registri akashici possono essere fatte a distanza in quanto il registro akashico non è attaccato al corpo fisico e prossimamente riprenderemo anche le iniziazioni. E quindi io spero di vedervi live quanto prima. Vi ringrazio ancora. E niente, vi auguro di stare nel cuore, di stare sereni e comunque ci sono buone notizie perché siamo in movimento, tutto questo sta passando, ricordatevi che siamo già in movimento.
in quinta dimensione. Un abbraccio a tutti. Ciao. Come si fa?